Buonasera dottor Negro e bentornato al Corner. Buonasera. Allora, che giornata di campionato andiamo a commentare? Per lei, gran festa ovviamente che è juventino. Oddio, è stata una giornata in cui c'è stato tanto bianco-nero, perché oltre alla vittoria della Juventus contro il Chievo c'è stato anche tanto bianco-nero nella domenica pomeriggio. Il Milan è crollato a Udine. E l'Inter ha perso inaspettatamente in casa contro il Siena, insomma due squadre che vestono casacche bianconere. E poi, tanto per non farci mancare nulla, in una giornata anche dai risultati piuttosto sorprendenti, il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Catania, non sfruttando una superiorità numerica addirittura praticamente per tutta la partita, perché il fallo di Alvarez su Cavani è stato il primo minuto di gioco, quindi Catania in 10, ma Napoli che non è stato in grado di fare un gol e anzi ha rischiato gli ultimi minuti di prendere il gol, se non fosse stata per una grande parata di De Santis e per un palo giusto al 90esimo sul tiro di Papu Gomez. Poi la sera è arrivata anche la sconfitta della Lazio in casa contro il Genoa, con il gol di un ex bianconero come Borriello, per cui insomma una giornata a forti tinte bianconere. Allora, come a dire, la Juventus non ha avversarie. Oddio, io non è possibile, è difficile fidarsi di assegnare uno scudetto a settembre. Certo che dopo una giornata come quella di ieri si fa fatica ad intravedere un anti-Juve. E comunque insomma le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché comunque già Fiorentina-Juventus è una partita piuttosto ostica, anche per tutta l'attesa spasmodica che c'è a Firenze per questa partita. Allora, è una Juventus che non ha avuto eccessivi problemi a superare il Chievo, però partita abbastanza combattuta, molte le occasioni create, però alla fin fine la ragione del più forte, no? Ma per me è stata la migliore partita disputata dalla Juventus in questa stagione. Si è rivista un'intensità elevatissima, un po' insomma come la Juventus che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione. C'era qualche perplessità per l'ampio turnover, perché 5 undicesimi rispetto alla partita con il Chelsea sono stati sostituiti. C'era grande attesa anche per l'esordio di questo 19enne Paul Pogba, è stata la prima partita ufficiale in cui Pirlo, da quando è juventino, non è sceso in campo. Ebbene, la risposta è stata veramente, veramente notevole. La Juventus non ha lasciato campo, non ha lasciato una zolla di campo al Chievo, ha assolutamente dominato la partita, e partita che non c'è stata, perché in campo c'è stata solamente la Juventus. Il Chievo è sembrato ancora più piccolo di quello che in effetti è. Allora, una Juventus che ha dimostrato di essere già sufficientemente matura anche per affrontare il discorso Champions in casa del Chelsea, risultato. Sottolineiamo che questa partita con il Chievo è arrivata solo 3 giorni dopo l'impresa, perché parliamo di impresa, perché finalmente una squadra italiana ha imposto un po' quello che era il proprio gioco a Londra. È stata anche parecchio sfortunata nel subire l'1-2 intorno alla mezz'ora del primo tempo, ma ha reagito da grande squadra, trovando prima un gol con Vidal, un gol che ricorda un po' l'Enrico Toti che getta la stampella in avanti. Da zoppo Vidal ha segnato e ha accorciato le distanze, per poi pareggiare e rischiare di vincere, segnando prima con Quagliarella il gol del pareggio, e poi lo stesso Quagliarella ha colpito una traversa che insomma sarebbe stata una vittoria eccezionale. Ma adesso cambiamo un attimo discorso. Lei come spiega il crollo del calcio milanese? Oddio, sono due situazioni piuttosto diverse. Se c'è da prendersela con qualcuno, infatti l'ho inserito anche nei flop, io me la prenderei con Stramaccioni per tantissimi motivi.
Partiamo da lontano, partiamo dalla settimana scorsa. Stramaccioni che si arrabbia perché Mondonico osa successivamente alla partita vinta dall'Inter a Torino contro il Granata, partita in cui l'Inter ha schierato un trequartista, Sneijder, e una punta, Milito, osa parlare di squadra provinciale dell'Inter, facendo anche un complimento all'Inter, perché insomma si voleva evidenziare una caratteristica positiva della squadra. Stramaccioni si offende, e cosa fa? Si offende. L'Inter è una grande squadra, cosa succede col Siena? Che schiera due trequartisti e una punta, schiera insieme Cassano, Sneijder e Milito, schierati con un trequartista due punte oppure due trequartisti una punta, insomma sostanzialmente comunque è Milito quello che gioca sulla linea dei difensori, mentre Sneijder e Cassano partono più arretrati. Ebbene, cosa succede? Che è importante fare gol, ma anche importante non prendere nel gioco del calcio, e la fase offensiva, tutti preoccupati di fare gol, e il gol sono stati sfortunati, anche non l'hanno fatto, però c'è anche la fase difensiva, questi sono tre giocatori che non hanno fase difensiva, non è nelle loro corde, e quindi cosa succede? Che Cambiasso magari intorno alla mezz'ora non è più il Cambiasso di qualche anno fa, e così l'Inter si è esposta e si è sfilacciata al contropiede, il Siena l'ha infilata due volte e non c'è stato nemmeno da inverire alla sfortuna. Infatti di questo se ne sono accorti i tifosi accorsi a San Siro, che hanno fischiato la squadra. Ha visto la faccia di Moratti? Sì, mi hanno spedito anche una fotografia della triade morattiana, lui, la moglie e il figlio, assolutamente poco contenti. Allora, sale alla ribalta Cosmi, l'allenatore del Siena. Assolutamente sì. Perché il Siena con questa vittoria ha già fatto più punti del Milan, perché partiva da un meno 6, adesso un meno 1, e il Milan invece in queste prime 4 giornate una vittoria e 3 sconfitte. E il Milan, parliamo del Milan. Il Milan, giustamente, come ha detto Allegri, c'è stato qualche sprazzo di gioco rispetto al recente passato, però non è bastato, perché non possiamo che dire che l'Udinese non ha meritato la vittoria. Era passata in vantaggio con il gol di Natale annullato perché Celi è stato piuttosto disattento, l'arbitro ha fischiato il fuorigioco, ha fischiato il calcio di rigore per l'Udinese, e lì a quel punto, con un uomo in meno per l'espulsione di Zapata, è diventato tutto più difficile. Poi Boateng, che doveva essere espulso probabilmente per insomma il fallo della prima ammonizione, è stato piuttosto brutto, poi al primo falletto, somma d'ammonizione, insomma il Milan ha giocato addirittura gli ultimi minuti in 9, ecco. Però lì la questione la conosciamo, è una questione legata alla qualità dei giocatori a disposizione di Allegri. Ora si spera per i tifosi milanisti che possano rientrare ed essere pienamente efficienti Robinho e soprattutto Pato, perché sono questi due giocatori da cui il Milan si aspetta qualcosa in più, perché comunque sia a centrocampo in difesa non c'è molto altro da fare, perché i giocatori sono quelli che sono a disposizione. Certo, ci si aspettava qualcosa in più da Montolivo, che sta insomma non sta giocando, cioè non sta dando nemmeno quel qualcosina in più al centrocampo, ecco. Anche oggi, anche domenica la sua prova è stata insufficiente. Lei non ha l'impressione che Allegri non sappia più che pesci pigliare? Ma di pesci pigliare non ne ha molti, ecco. Si è inventato anche Mesba ieri, ma appunto parliamo di Mesba, non stiamo parlando di Maicon. Cioè, non ha a disposizione Maicon per sostituire Abate o Antonini, ecco. Per cui Allegri fa quello che può fare. Certo, non hanno conosciuto l'ambiente, tutte anche le polemiche legate al suo screzio con Inzaghi. Lì mi è sembrato strano che Milan poi abbia improvvisato tutta questa pace assolutamente falsa fra i due, con tanto di trasmissione a Milan Channel, ecco. Perché con questa scusa tutti i media ne hanno parlato per 3 o 4 giorni, quando insomma
una volta sminuito l'accaduto, poteva essere tranquillamente messo nel dimenticatoio. Traballa la panchina di Allegri e potrebbe essere proprio Inzaghi il suo sostituto. Ma io penso che questo episodio con questo screzio con Allegri abbia nuociuto sicuramente ad Allegri, ma anche a lui. Ecco, io non penso poi che il Milan possa bruciare un Inzaghi che appena incominciato ad allenare, che ha quattro panchine, quattro successi, ma con gli allievi. Ecco, non, cioè, ognuno deve fare il proprio percorso, ma ci vorrebbe un mago per trasformare questo Milan. Allegri ha qualche attenuante, visto che ormai gli hanno venduto tutta la squadra. Eh sì, gli hanno venduto i pezzi migliori, i pezzi che sono difficilmente sostituibili. Ecco, poi, sai, se magari, e facciamo un po' di gossip, non ci fosse stata questa liaison fra la figlia di Berlusconi e Pato, con Pato magari al Paris Saint-Germain con 28 milioni di euro in cassa, magari o Thiago Silva o Ibrahimovic sarebbero, uno dei due almeno sarebbe rimasto. Allora, caro dottor Nicola Negro, allora, ha già parlato delle battute dell'arresto di Napoli e Lazio, però io direi che è clamorosa anche quella della Lazio in casa Eh sì. che, con Eh il Genoa. Poi sì, non è casuale un che ex sia. Juventino ha fatto gol, Sì, Boriello. pochi mesi, però insomma, è stato anche contestato un periodo, però ha realizzato anche con la Juventus dei gol importanti come quello di Cesena, insomma, ai fini poi dello scudetto. Sì, la cosa strana è che sia Lazio che Napoli sono state protagoniste di prove piuttosto sottotono, ecco, e non è casuale che entrambe le squadre, anche se il Napoli ha utilizzato un turnover piuttosto spinto, siano state protagoniste della partita di giovedì in Europa League, perché comunque giocare giovedì sera, specie la Lazio che insomma, ha giocato venerdì sera alle 21 a Londra, cioè, non solo la questione dei 90 minuti di gioco per chi gioca, ma ci sono gli spostamenti, c'è alterare le proprie abitudini, gli orari degli allenamenti, quindi insomma è sicuramente cosa diversa affrontare una squadra che è sballottata così per 3 giorni nella settimana alla fine, compreso il rientro o comunque un paio di giorni, rispetto a una squadra che invece si può allenare con tranquillità per tutta la settimana. E di questo il Catania si è allenato tranquillamente, ha affrontato con grande determinazione il Napoli, ha strappato un pareggio che, visto quello che era successo nei primi minuti, insomma era piuttosto insperato. E stessa cosa per il Genoa che, pur senza brillare, ha strappato questi 3 punti all'Olimpico. Lei sa che a me piace stuzzicarla, no? Io dico che se il Milan attuale fosse allenato da Zeman, giocherebbe meglio. Beh, insomma, Zeman finalmente non ha preso gol e anzi, insomma, un successo a Cagliari 3-0 ha messo in Non evidenza. faccia lo spiritoso, sa benissimo che la partita non è stata giocata. Ma la partita è stata assegnata a tavolino, quindi 3-0. Quando mai ricapiterà a Zeman di vincere così in modo rotondo fuori casa senza incassare gol? È stata una vittoria importante anche perché, per carità, se le normative prevedono queste, tanto di cappello. Però ha fatto un po' ridere il direttore Pradè della Roma quando ha parlato di Roma parte lesa. Cioè, parliamo di una squadra che è andata a Cagliari senza Totti, De Rossi e Osvaldo. Quindi, diciamo, i tre top player, per usare un gergo piuttosto in uso. Cosa succede? Hanno la fortuna che il presidente Celino fa questa minchiata di contravvenire alle disposizioni del prefetto, dice, cioè, la partita si doveva disputare a porte chiuse, ma poi questo Celino invita addirittura con un comunicato dal sito del Cagliari i tifosi a partecipare, a entrare allo stadio per questa partita e a quel punto il prefetto non ha potuto far altro che rinviare la partita. 0-3 a tavolino, ma quello che è più importante è che cioè, non si può, anche se ti chiami Cellino e pensi di vivere nel Far West, non si può contravvenire alle disposizioni di un prefetto. E quindi qua è istigazione a delinquere.
in un certo qual modo. Quindi Cellino probabilmente ne dovrà rispondere anche penalmente prima che sportivamente. Cosa gli prende per la testa questo presidente del Cagliari che ogni anno fa parlare di sé per qualche trovata? Oddio, di presidenti fra virgolette strani in Serie A ce ne sono parecchi, ecco. Però rispetto ai presidenti, non so, mi ricordo 20 anni fa c'erano i Rozzi, c'erano gli Anconetani, cioè, ecco, diciamo che rimpiango loro pensando ai Preziosi, pensando agli Zamparini, ai Cellino, dei padri padrone che fanno molto parlare di sé, ecco. Forse ci vorrebbe più management e meno presenzialismi di presidenti che poi insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Adesso abbiamo visto anche sulla panchina del Palermo c'è stato il 50° cambio con non al Palermo ma nell'attività di presidente di Zamparini, questo è stato il 50° cambio, il 41° nuovo allenatore. Sono stati anche sfortunati, hanno perso nei minuti finali. Però, è un mangia allenatori, insomma, questo Zamparini. Sì, beh, finché ciò nonostante ha perso ancora. Sì, penso al Chievo che di allenatori ne istituisce gran pochi, però è sempre in Serie A con grande dignità. Allora, caro dottor Negro, veniamo ai top e ai flop. Ai top, beh, i top bisogna sicuramente citare Quagliarella. Quagliarella che in 2 minuti. E in 4-5 minuti realizza 2 gol, fra l'altro di pregevole fattura, e questo Quagliarella in 4 giorni gli è cambiata la vita, perché adesso insomma è chi lo toglie più dalla formazione titolare. Tra l'altro sembrava messo nel piede di partenza, giusto? Sì, lui, Matri, si vociferava, però insomma se torna ad essere Quagliarella che abbiamo conosciuto fino all'infortunio che purtroppo l'ha tenuto lontano dai campi diversi 8-9 mesi, che poi insomma con fatica è tornato ad avere un certo ritmo di gara, ce lo teniamo, la Juventus deve tenerselo stretto. Ecco. Anche perché Quagliarella è l'uomo dei gol impossibili, sono sì. Tutti belli i gol di Quagliarella. Ha fatto 2 bellissimi gol, il primo in rovesciata, il secondo alzandosi il pallone, superando l'avversario e con un diagonale preciso, tutti belli i gol. Poi, a parte Quagliarella, penso, io ho visto il secondo tempo di Inter Siena, ho visto sto giocatore, Vergassola, che è il capitano, che è poco reclamizzato, ma sembrava un geometra, bravissimo nel tenere le distanze fra le parti, e poi è stato proprio lui che ha spaccato la partita con il primo gol, chiudendo in modo straordinario la triangolazione con Calaiò, quindi sicuramente è un top player. Poi un top player che a Padova conoscono, perché a Padova Ivan Pellizzoli è stato venduto, secondo me, troppo frettolosamente, perché Pellizzoli è un portiere che vale la Serie A e l'ha dimostrato in Bologna-Pescara, è entrato a freddo al posto di Perin, che sicuramente ha grandi doti tecniche, ma ha dimostrato ancora una volta di essere acerbo. Pellizzoli è entrato, ha avuto la bravura e la fortuna di parare rigore a Diamanti e poi ha salvato su Gilardino. Se il Pescara ha mosso il casellino della classifica ed ha incassato il primo punto, grande parte del merito va a Ivan Pellizzoli, che è sicuramente un top. Pellizzoli è stato ceduto qui a Padova a furor di popolo, anzi su richiesta dei tifosi. Fino a quando le campagne acquisti le faranno i tifosi, puntini, puntini, puntini. Parliamo dei flop allora. Sì, il flop dei flop, per me, non me ne vogliano gli amici interisti, ma è Stramaccioni. Stramaccioni presuntuoso, deve essere per forza più umile. Se la squadra non riesce a gestire, come aveva detto Benitez, poi ormai sono passati 2 stagioni, 2 anni fa, non riesce a gestire 3 attaccanti o 2 trequartisti, un attaccante, è lo stesso. Tre giocatori che non hanno la fase difensiva, l'Inter non riesce a gestirli, perché non ha quella mobilità di centrocampo che insomma è sempre imperniata su Cambiasso, che non ha la mobilità di qualche anno fa, ecco. E per cui Stramaccioni deve essere più umile e magari far tesoro di è anche recidivo Stramaccioni, perché era già successo con la Roma, non contento ha riproposto lo stesso schema contro il Siena, e deve essere più umile e magari
riproporre lo schema che ha presentato col Torino. Non hanno rischiato, hanno rischiato poco nulla, hanno portato a casa la vittoria. Se fosse stato più umile, più provinciale, l'Inter non avrebbe perso contro il Siena. Ah, siamo proprio sicuri che meriti di stare su quella panchina, Stramaccioni? Sicuramente un uomo fortunato, poi le prossime partite diranno se Stramaccioni merita o non merita. Certo che non ho mai visto un Moratti innamorato di Stramaccioni come quello che adesso sì, difenderemo a tre, è un'evoluzione difendere a tre, quando invece il povero Gasperini stava cercando di imporre la difesa a tre, allora lì per Moratti era un discorso diverso. Vabbè, insomma, non si capisce il senso, ma così è. Gli altri due flop? Il presidente Cellino è un flop dei flop, per quanto ne abbiamo già parlato. E poi metterei nei flop qualcuno del Napoli o comunque lo stesso Jovetic, perché quel rigore sbagliato all'88esimo, tirato in modo veramente, cioè in modo molle, centrale, cioè lì è andato con troppa sufficienza sul pallone, poteva chiudere la partita all'88esimo la Fiorentina segnando il 2-0 e quindi insomma migliorando la propria classifica che si sarebbe fatta ancora più interessante, e poi è arrivato anche il pareggio come beffa ulteriore del Parma, seppur in inferiorità numerica. Caro dottor Negro, lei sa che in settimana ci sarà un turno infrasettimanale, ovviamente, sì. Quindi il suo resoconto della giornata lo faremo quando? Lo faremo lunedì prossimo. Ah, ok. Allora, intanto so che lei ci deve presentare un libro. Sì, perché giusto per parlare e fare un po' anche di cultura sportiva, abbiamo inserito questo paio di minuti parlando sempre di un libro e quindi parlando di letteratura sportiva. Questa settimana, partendo proprio dagli albori del calcio italiano, presentiamo il football dei pionieri, storia del campionato di calcio in Italia dagli origini alla prima guerra mondiale. Un libro scritto da Alessandro Bassi, Bradi Polibri Edizioni. E questa è un libro dal fascino unico, perché comprende le cronache, gli aneddoti, i risultati, i resoconti dei giornali dell'epoca, di un calcio che da cui poi è disceso un po' tutta l'evoluzione di questo sport fino ad arrivare ai nostri tempi. Ed è sicuramente affascinante ripercorrere quelli che sono stati i primi passi. Per esempio, una cosa piuttosto suggestiva che si può scoprire anche sfogliando questo libro è andare alla ricerca un po' delle origini delle grandi società italiane. Per esempio la Juventus, fra le grandi società, nel 1897 è stata la prima a nascere. Genoa, se vogliamo considerare il Genoa, è nato 4 anni prima, nel 1893. Ma come grandi società metropolitane la Juventus è stata la prima nel 1897. Nata il 1 novembre 1897 da parte di un gruppo di liceali che si ritrovava sempre a dialogare e a sognare intorno a una panchina. Poi appunto il battesimo di questa società c'è stato all'interno di un'officina dei fratelli Canfari, ecco. Poi successe, fu la folla del Milan, il Milan battezzato in una fiaschetteria il 18 dicembre del 1900, ecco. Poi da una costola di queste due società nacquero le seconde società di Milano e di Torino. Nel 1906 nacque il Torino, se ne andò quello che aveva i soldi, se ne andò quello che aveva i soldi anche che pagava le partite, pagava il campo di calcio, quindi la Juventus si trovò senza stadio. Il 3 dicembre, me la so scritta la data perché non me la ricordavo, nel 1906 nacque così il grande Torino, mentre da una costola del Milan il 9 marzo 1908 nacque l'Inter che ci fu una scissione all'interno del Milan, 43 soci se ne andarono perché il Milan non voleva stranieri, invece l'Inter, come è successo anche un centinaio d'anni dopo, voleva aprire agli stranieri, hanno costituito l'Internazionale, che così insomma la seconda squadra di Milano fu cosa fatta. Non so quanti conoscessero queste curiosità.
Sì, ma ce ne sono tante altre. Alessandro Bassi ha fatto veramente un gran lavoro di ricerca e gliene va dato atto. Quindi consigliamo questo libro, ovviamente. Siamo in chiusura, caro dottor Nicola Negro. Viva la Juve come sempre! Viva il calcio a colori, sempre e comunque.